Uomini e donne news, Mario e Claudio tornano a parlare della loro storia d'amore. Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di una delle coppie più seguite del trono classico, quella formata da Claudio Sona e cancelletto Mario Serpa. I due giovani infatti nelle scorse ore hanno rilasciato una lunga intervista dove parlano per la prima volta del loro ritorno di fiamma e delle difficoltà che hanno dovuto affrontare negli scorsi mesi. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Claudio e Mario, tutti i telespettatori di Cancelletto Uomini e Donne e soprattutto tutti gli amanti del gossip sicuramente ricorderanno Claudio Sona, Mario Serpa e come i due si conobbero negli studi di Maria De Filippi. I due giovani infatti parteciparono entrambi alla scorsa edizione del Trono Classico, dove per la prima volta in studio era presente anche il trono gay. Claudio Sona infatti è stato il primo tronista omosessuale della storia della televisione italiana, a sedersi sull'ormai famosissima poltrona rossa e a scegliere nel programma un compagno per la sua vita. Ovviamente all'epoca la scelta del Sona cadde proprio su Mario che nel frattempo durante il trono era diventato l'idolo indiscusso di tutto il pubblico. Usciti da Uomini e Donne però le cose per Mario e Claudio non andarono nel migliore dei modi, infatti la loro storia finì nel giro di pochi mesi. Oggi però a distanza di diversi mesi dai fatti sopracitati sembra che la coppia sia riuscita a spianare tutti i loro problemi ed a ritornare di nuovo insieme. L'amore ritorna. Ieri Claudio e Mario hanno rilasciato alla rivista ufficiale di Uomini e Donne un'intervista dove affermavano di essere riusciti a tornare insieme solo grazie all'amore che provano l'uno per l'altro. Inoltre i due giovani hanno anche affermato di non essere tornati a convivere ma di vedersi quando gli è possibile o nella città di Claudio a Verona o nella città di Mario, Napoli. C'è da dire anche che Mario e Claudio nel corso dell'intervista hanno anche affermato di volere in futuro dei figli, non specificando però se insieme o no. Inoltre la coppia ha anche affermato di considerare la loro storia d'amore alquanto strana, per il modo in cui la vivono. C'è da aggiungere anche che il Sona ha confessato che non tutte le loro incomprensioni caratteriali si sono appianate, soprattutto quelle legate alla gelosia di Mario. Quest'ultimo infatti ha anche aggiunto di essere molto più geloso del suo compagno, ma che la sua gelosia è dovuta soprattutto al fatto che vivono molto lontani e per questo non possono stare sempre insieme.